Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: figlio di arte Paolo Chavarro ha trovato il suo spazio in TV senza l'aiuto dei genitori. Ha debuttato alla Corte di Forum, ma è grazie alla partecipazione al GF VIP che ha ottenuto visibilità e una palese popolarità. Il reality gli ha anche regalato un nuovo amore, nella casa ha conosciuto Clizia in corvaia che l'ha reso papà da qualche mese. Insomma, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro sta vivendo un momento speciale, si divide tra la felicità familiare e l'affetto del pubblico. Paolo Chavarro cambia look, con i capelli lisci e irriconoscibile. Paolo è sicuramente meno attivo di Clizia sui social. La hit girl è infatti solita raccontare la sua quotidianità mentre Chavarro preferisce tenere un basso profilo. Eppure in queste ore l'ex Geffino ha pubblicato uno scatto davvero insolito per lui che non ha una personalità devota ai social e soprattutto ai cambiamenti estetici. Paolo ha pubblicato un selfie dove mostra il suo nuovo look, capelli lisci e ben stirati che mettono ancora di più in evidenza il suo sguardo profondo. L'ex Geffino è decisamente irriconoscibile, ha dato un'immagine di sé davvero insolita che sta suscitando una serie di reazioni inaspettate. Bene o malissimo? Ha chiesto Chavarro agli utenti che in merito si sono divisi tra chi adora i suoi riccioli biondi e chi invece ha gradito il nuovo look. Non è noto se la scelta di Paolo sia legata a motivi professionali, ma sicuramente abbandonare i suoi ricci sarà decisamente difficile. Paolo Chavarro, ho un buon rapporto con Francesco Sarcina. Paolo Chavarro ha recentemente parlato del rapporto che ha con Francesco Sarcina, ex marito di Clizia e padre della sua prima figlia. L'ex Geffino ha ammesso di avere dei contatti civili con il cantante e di volere molto bene Nina, è anche per questo che non ha mai avuto contrasti con l'artista a cui ha sempre dimostrato stima e rispetto. Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco. Clizia ha anche ammesso che grazie a Paolo è riuscita a trovare il modo di comunicare con l'ex marito, Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il mio rapporto con Francesco in passato non è stato idilliaco, ma Paolo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.